Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della Gang del Tubo, qui è Enzo che vi parla e oggi ci ritroviamo sul gioco di carte collezionabili dei Pokémon online. Nello scorso episodio credo di aver fatto un errore evidente e inoltre non vi ho fatto vedere praticamente nulla, quindi oggi vi ripropongo il mazzo X-Power che mi appresto a rinominare sul suggerimento di Mario, che saluto, ciao Mario, dietro il nome di Enxo, che in effetti fa molto più figo ed è molto più coerente con la linea adottata per la denominazione di tutti i deck che ho a disposizione, tranne Acqua Power e Fire Power, ma mi inventerò qualcosa, state tranquilli. Partiamo! Noi ovviamente non abbiamo Pokémon base come al solito, ma del resto avendone solo 8 in questo deck. Ok, ecco Blastoise. Non è mai quello che spero di avere all'inizio, specie se non energia acqua, perché chiaramente attaccare con Blastoise X è quasi impossibile facendo male senza energia acqua, e ci capita contro Kyurem, che tra l'altro ho sbloccato qualche giorno fa. Kyurem è un Pokémon che non va danneggiato poco alla volta, bisogna fargli subito molto male secondo me, perché la mossa oltraggio aumenta la sua potenza in base ai segnalini danno presenti sullo stesso Kyurem, quindi diventa sempre più forte in poche parole. Quanto più lo facciamo male, ecco, direi che così è corretto. Non abbiamo né energia acqua né energia erba, siamo sfortunati in questo momento. Io direi a questo punto di mettere energia fuoco su Sceptile e passare il turno. Quindi basiamo la nostra strategia offensiva su Sceptile, oltre che per il fatto che dicevo prima, anche perché ovviamente Sceptile può col sonno veleno fare molto male se uscisse testa. Per la cronaca, da quando a Sceptile non mi è mai uscito testa un lancio che seguiva l'utilizzo della mossa sonno veleno, per dire. Il Bidorso Lelmo l'ho messo per danneggiare a ogni attacco Kyurem, anche un po' riducendo il tempo di vita dello stesso Blastoise, perché come dicevo oltraggio la mossa diventa sempre più forte quanto più Kyurem è danneggiato. In questo momento mettiamo un'energia erba. Energia acqua non ci sprechiamo a prenderla, prendiamo due energia erba, perché tanto adesso Blastoise X lo perdiamo. Anche se la mia strategia non è proprio il massimo che si poteva sperare di utilizzare. Ora oltraggio toglierà 60. Quindi l'aiuto della dottoressa lo usiamo dopo. A meno che non fa uso subito del mega lancio, in quel caso mi sono preso un rischio un po' grave. E ho un'altra lettera del prof e la utilizzerò per prendere l'energia acqua, in modo tale che o le diamo a Udino o le diamo proprio allo stesso Blastoise, che nei miei piani col rapigiro dovrebbe essere scambiato tra poco con Sceptile. Facciamo due conti e vediamo se ci conviene. Abbiamo anche appunto la recluta del Team Flare che permette ci permette di scartare una delle sue energie, cioè un'energia assegnata a Kyurem, quindi in realtà Kyurem è l'unico che ci può dar veramente fastidio, e pertanto in questo momento avendo la panchina scoperta, quindi pertanto conviene se possibile colpo secco e eliminarlo, sperando che non ha la panchina preparata. Vediamo un po' che succede. Ok, altra lettera del prof, ma non ci serve. Facciamo così. Anche se adesso il traggio fa più male. Curiamo Blastoise. Gli diamo energia acqua. Lettera del prof e prendiamo altre due energie acqua. Prendo tante energie acqua perché potrebbero servire anche a un'eventuale pesca di O. E direi che posso solo passare il turno adesso. 120, ecco, però ho preso anche Gyarados X, ecco, ci mancava solo lui. È una bella sfida, allora. Vediamo cosa decide di fare. Secondo me gli conviene usare comunque oltraggio. Oltraggio toglierebbe 70. E al prossimo toglierebbe i 90 che mancano a Blastoise. Io non lo posso curare. Non posso evitare che lo faccia di nuovo. Pertanto la mossa che mi resta di fare è proprio rapigiro, così da far entrare in campo Sceptile nel momento di Audino.
E non solo. È il momento del fortunelmo. Vai di Audino allora. E non solo, adesso non toglie, ho fatto male i conti, non toglie. 70 toglie 120. Quindi Audino, agnello sacrificale della situazione, perché può sopportare soltanto due attacchi. E ovvio non mi metto a sprecare le energie su Audino adesso. Vediamo un po'. Sappiamo che ha Gyarados X in mano. Vediamo che succede. Prendiamo i pattini. Purtroppo non ci dice bene. Poi mettiamo l'energia a Blastoise. E adesso gli toccherà probabilmente far entrare Gyarados in campo. Vediamo che succede. Io adesso non posso fare altro. Non mi conviene togliere l'energia acqua a Kyurem. È una sfida sulla matematica. Ha messo Gyarados, quindi si appresta a coprirsi. Ah, anche Lapras. Lo sapevo che non era solo Gyarados il problema. Vediamo un po'. E tra l'altro lui non solo, lui sa che Kyurem lo sta per perdere. Per quello si sta coprendo. Quindi. Dobbiamo stare attenti. Ora. Vado con Blastoise e non solo. Direi che in questo momento curarlo non è cattiva cosa. Abbiamo assegnato energia ad Ampharos. Ora prendiamo la detta. La facciamo agire subito perché ci serve un Blastoise in forma per fronteggiare Lapras e Gyarados. E vada di bomba spruzzo. E Kyurem non è più un problema. 4 pari. E riusciamo anche a evitare il contraccolpo, perfetto. Oh, un'altra regola del Team Flare, ci può tornare utile, attenzione. Lapras se ne va con una sola botta di bomba spruzzo. Oh, Kyogre X. Beh, è un avversario non da poco. Ah, questa non ci voleva. Vediamo che fa con l'Oceano Dante. Non so se pesca o addirittura assegna. Assegna. Pessima cosa per noi. Per ora ce ne liberiamo lo stesso. Allora, direi Ampharos va caricato perché Ampharos conosce cose che ci possono tornare utili. E la regola del Team Flare adesso non serve. Andiamo con Spighetto e prendiamo le energie che restano dal deck perché ormai cioè, praticamente sono rimaste poche energie. Lasciamo solo il fuoco nel deck. Liberiamoci di Lapras. E poi evitiamo il contraccolpo chiaramente e poi peschiamo l'ultimo premio che è Pokémon Fan Club. Il mazzo X è quasi la carta più forte che ci sia. È inutile scartare l'energia a Gyarados, sappiamo che lui può evitare danni. Vediamo un po' qui come giostrare la situazione. Avendo appunto pochi premi ancora da ritirare, direi che prendiamo il Pokémon Fan Club e facciamo una mossa tale da, come dire, farci guadagnare tempo. Kyogre invece è debole all'erba, questo fatto lo dobbiamo sfruttare assolutamente. E vedrete sempre adesso attaccare un Blastoise X sarebbe un rischio. Pokémon Fan Club, vediamo cosa c'è nel deck. Sarebbe buono Gyarados in questo momento. Perfetto, abbiamo Gyarados e ho. Potrei usare il tonico, visto che non posso attaccare con Ampharos. E così faremo. E allora, subito energia su Gyarados. E infine, Rapigiro. Non posso fare più di così. Vai Ampharos. Ah, che giustamente rimette in campo Kyogre. Non ci avevo pensato, quindi avrei potuto mettere Sceptile in campo, ma non fa niente perché tanto non avendo energie Kyogre lo possiamo rallentare quanto basta. Bella sfida tra X, che non è un cinepanettone. Ok. Ha preso Mega Gyarados X. E ora non capisco la scelta di arrendersi. Sono contento di avervi fatto vedere un po' di
partita quanto minimo ragionata, ragionata dal punto di vista più che altro delle forze in gioco che dal punto di vista delle strategie, sebbene avrei voluto vincere sul campo. Vinciamo 4-3 dietro resa e direi che per oggi è tutto da Enzo per il canale della Gang del Tubo. Ciao ragazzi!